qui vedete una membrana regolare le sigillature con gli appositi nastri sia sul freno a vapore che all'esterno che all'interno delle costruzioni quando vengono utilizzati questi elementi. Vedete qua un serramento che è stato correttamente sigillato dopo la sua posa con i prodotti idonei, come vanno curate gli affiancamenti, gli appoggi parete oppure parete solaio per quanto riguarda le strutture in legno o parete in muratura e strutture in legno per quanto riguarda le coperture. Ci sono poi tanti prodotti, nastri, materiali butilici in cartuccia, in nastro, a seconda del tipo di utilizzo. Qua vediamo quanto è importante fissare su una caldana in calcestruzzo il freno a vapore. Qui vi faccio vedere qualche foto di qualche particolare, giusto per dare qualche spunto. Siamo ancora nei tempi, qualche minuto? Va bene, grazie, qualche minuto. Ecco, questo qui ad esempio è un esempio classico di intervento successivo, ossia l'utilizzo di un materiale adatto a fare la sigillatura. Ricordate le perline di prima dove nella bisellatura compariva la muffa? Questo qui è un materiale che può essere usato per intervenire successivamente ad evitare il problema che nel tempo il danno si protragga e quindi crei grossi problemi. L'importanza, già detto prima, di sigillare correttamente tutte le forametrie del tetto, perché questi sono i veri punti critici. Abbiamo visto uno sfiato, qua vediamo intorno a un camino, intorno a una canna fumaria, con, qua vedete, una classica finestra. Noi con Velux, è un marchio a caso, ma comunque con i produttori di finestre da tetto abbiamo sviluppato dei materiali come questo, che sono delle bandelle butiliche che opportunamente inserite e pressate sulla membrana traspirante ci garantiscono la perfetta tenuta dell'elemento, evitando il caso come quello della foto di prima a Dobbiaco, che invece tutto questo non era un particolare che è stato curato. Necessità può essere svolta con diverse soluzioni, con diversi prodotti. L'importante è che passi bene il concetto di curare questi particolari. Qui vediamo, ecco, abbiamo visto fino adesso la parte superiore, quindi al di sopra del pacchetto coibente. Qua vediamo la corretta sigillatura del freno a vapore, dove io sono andato a inserire il cassonetto che poi sarà il cassonetto di alloggio della finestra del lucernario. Possiamo usare i nastri, possiamo usare bandelle butiliche, oppure per tutte quelle che sono le interruzioni ci sono i prodotti idonei con dei collarini, delle piattine di butile con i collarini in EPDM che garantiscono la sigillatura. Ecco qua, guarnizioni con foglie di polietilene abbinati ad EPDM. L'EPDM, materiale che conosciamo tutti, anche se a volte non ci pensiamo, è quello che abbiamo intorno alla portiera della nostra auto, che ci garantisce perfetta tenuta all'aria, all'acqua e durata ovviamente nel tempo. Qui l'EPDM serve proprio per andare ad evitare il passaggio di aria e quindi i danni nel normale appoggio di una trave sulla muratura. Qui c'è l'avvolgimento della stessa trave, in modo tale che qui l'appoggio di una parete sul basamento in cemento, proprio per evitare il passaggio d'aria, e qui al di sopra della parete in legno in attesa dell'appoggio del solaio. Poi ci sono, non mi dilungo su queste cose, diverse tipologie di guarnizione a seconda della collocazione, a seconda dell'obiettivo che devo raggiungere. Guarnizioni che servono a disolidarizzare la parete rispetto al basamento. Scorro velocemente le immagini. Ecco qua, abbiamo poi quasi finito la cura del serramento. Vi ricordate tutte le immagini con la termocamera viste prima, e qui vediamo il montaggio ancora in fase di preparazione. Prima si sigilla il serramento, poi lo si va a montare evitando tutti quei passaggi d'aria, completando con gli opportuni materiali idonei tutte le sigillature che richiede il caso. Chiudo, il mio tempo è decisamente scaduto. Ovviamente Rivega, io in questi minuti a seguire, Rivega resta a vostra disposizione.
Potete richiederci qualunque tipologia di documentazione vi possa servire, qualunque informazione tecnica, l'ufficio tecnico nostro è a vostra disposizione. Io vi invito, colgo l'occasione, ci sarà la Fiera Legno Edilizia, è una biennale, è da fiera di riferimento per quanto riguarda il legno, quindi case e strutture in legno per copertura. Noi siamo presenti, vi invito, siete ospiti al nostro stand. Non mi resta che ringraziarvi e buon lavoro a tutti quanti. Grazie. Bene, allora ringraziamo anche il penultimo interlocutore di oggi, il dottor Paolo Montanari. E allora, sempre nell'attesa dell'ultimo intervento e anche da parte mia nel salutarvi, vi rubo qualche minuto perché come settimana scorsa volevo farvi due cenni molto importanti. Innanzitutto, se andate sul sito del collegio, vi invito a vedere l'elenco del Consiglio in Camera, perché da circa 10 giorni ho pubblicato gli indirizzi miei di tutti i consiglieri. Nel senso che se avete delle esigenze particolari, se volete comunicare comunque insomma, in modo diretto, bypassando la diciamo, segreteria, ovviamente per casi magari particolari, tutti i consiglieri, dal presidente al 15° consigliere, hanno un indirizzo istituzionale. Voi il mio lo avete già da ormai anni, però era corretto che tutti i consiglieri potessero essere raggiunti dagli iscritti. C'è passo un segnale piccolo però significativo di un ulteriore insomma filo diretto che noi vorremmo avere ovviamente con gli iscritti. L'altro aspetto che volevo evidenziare anche a voi, tutte le commissioni, se avete visto, se avete dato un'occhiata al sito, sono state pubblicate. Ogni commissione è, prende la legge, coordinata da un consigliere, quindi anche nell'elenco delle commissioni avete sempre l'indirizzo del coordinatore. Nel mio caso, per esempio, della commissione scuola, ovviamente sono stato inserito con il mio indirizzo. Per quanto riguarda la commissione scuola, che tra l'altro ho organizzato proprio lunedì, io ho bisogno che voi mi facciate davvero un po' da cassa di risonanza, perché noi abbiamo un problema che è abbastanza grave. Il decreto Gelmini ha modificato il nostro titolo di studio e quindi da alcuni anni la figura del geometra non esiste più, ma esiste quella del CAT, costruzione ambiente territorio. Io quando non sono in collegio per poche ore insegno in un istituto di Roma, perché per anni mi sono occupato di formazione nelle scuole pubbliche e purtroppo da anni girando insomma per gli open day, girando per gli istituti, mi sono accorto di un grave calo delle iscrizioni, ma legate fondamentalmente al fatto che il genitore arriva con il figlioletto e ti dice ma geometra non c'è più, io questo CAT non so cos'è, per me geometra non esiste più. Allora, la commissione scuola, oggi abbiamo qui qualche collega, è già ben strutturata, però noi abbiamo assolutamente bisogno di una mano. Quindi chi di voi volesse collaborare con la commissione scuola, me lo dica, perché dobbiamo intraprendere una importante azione informativa e divulgativa negli istituti superiori agli open day, quindi quando i genitori arrivano col figlioletto e vogliono capire che cos'è questo caso. Ma io ho un progetto ancora più ambizioso, dobbiamo agire già con le scuole medie, cioè quando un ragazzo è già là in seconda o in terza media, perché vi assicuro che questa diciamo, leggenda si sta travasando anche nelle scuole medie. Io ho incrociato dei professori di educazione tecnica che neanche hanno ancora capito bene che cos'è l'indirizzo CAT, quindi ai loro allievi di seconda e terza media magari non parlano più di noi, parlano di altri indirizzi. Non vi nego, poi veramente lascio la parola all'ultimo interlocutore, non vi nego che noi poi siamo ulteriormente ovviamente svantaggiati per la situazione congiunturale, eccetera. Ve lo dico perché anche ragioneria ha un'altra sigla, un turistico che è diventato FM, quindi tutti gli indirizzi tecnici hanno queste sigle, però riscontro in questi ultimi 3 anni che il nostro è veramente in difficoltà. Ora, se davvero qualcuno di voi ha voglia di aiutarci, insomma è un lavoro per la categoria e anche per il nostro futuro, perché non è detto che tutti quelli che seguiranno l'indirizzo CAT si diventano poi liberi professionisti, però cerchiamo che almeno la quota di quelli che fanno l'indirizzo CAT riprenda davvero corposità. Considerate che Almatei, che è stato, vedo qua dei colleghi dirò, che è stato un importante istituto negli anni del Rodense,
Quest'anno io ho una terza sola e probabilmente lei avrà una prima sola. Ciò significa che questa prima non arriverà in quinta e ciò significa che Matteo può perdere l'indirizzo carta. Per chi è di voi e dirò, penso che la notizia mi lascerà abbastanza amareggiato. E va un po' meglio ovviamente negli istituti milanesi, Catania e Catania semplicemente perché la popolazione qui è un po' più numerosa. Ma posso citarvi Maggiolini, posso citarvi l'Argenza di Gorgonzola, io li conosco tutti, mi sono girati tutti. Piero di Francesca di San Donato, Leonardo Vinci Colonia, abbiamo bisogno di una mano. Quindi chi vuole fa sul sito Commissione Scuola, trova l'indirizzo mail e se vi iscrive lo coinvolgo nella nostra attività. Ho rubato due minuti, vi saluto ovviamente, lascio la parola allora all'ingegnere Francesco Poretti, l'ultimo relatore della giornata, e naturalmente ci vediamo poi al prossimo evento di Action Group. Noi abbiamo un evento anche metà marzo con il sole 24 ore. E quindi io lascio la parola. Devo sedere qui o? Ah, perfetto, perfetto, la prego, prego. C'è un signore in più che sta aggiungendo. Ah, prego, prego, lascio anche la postazione. Prego, prego. Grazie, prego. Buongiorno, sono Giuseppe De Lasa, sono amministratore delegato della Global Radiatori. È un'azienda fondata nel 1971. Che produce esclusivamente radiatori in alluminio per gli impianti di riscaldamento. Noi produciamo circa 1,5 milioni di radiatori all'anno, che vendiamo oggi in 39-40 paesi europei ed est europei. Vendiamo dall'Argentina, Brasile, poi dal Portogallo, Spagna, cioè tutta l'Europa, fino all'Europa dell'est, la Russia, Kazakistan, Georgia, Armenia, i paesi del Mediterraneo, Algeria, cioè 40 paesi, e vendiamo l'80% all'estero, 20% è l'Italia. Così abbiamo deciso di fare questo convegno proprio per fare un po' di chiarezza e per dare anche il nostro parere circa il risparmio energetico, perché oggi si parla molto di risparmio energetico, soprattutto negli impianti di riscaldamento. Sappiamo che il consumo maggiore oggi di metano e negli impianti di riscaldamento. E si sentono molte voci e molti pareri, è meglio un impianto, meglio un altro. Abbiamo voluto fare questo convegno, ma prima di questo convegno abbiamo voluto fare proprio, abbiamo dato un incarico all'ingegner Paoletti, assieme all'Università di Firenze, di fare uno studio sui vari sistemi di impianti, proprio per riuscire a capire meglio, per orientarci meglio, per capire se il nostro prodotto, che è da 40 anni, può avere ancora un futuro, oppure è in decadenza. Per noi senz'altro è un prodotto che dovrà continuare nel tempo, perché come sentirete poi dalla relazione può portare a notevoli risparmi energetici, perché è un prodotto molto flessibile, è un impianto di riscaldamento con i radiatori, è molto facile da installare, poco costoso, e nel frattempo fa, oltre al comfort, ti dà anche proprio una possibilità di risparmiare energia. Comunque io lascio la parola a Giuseppe Paoletti, perché il tecnico è lui, io sono il commerciale, non voglio disturbarvi e stancarvi con queste mie considerazioni. Okay. Buongiorno, sono l'ingegner Francesco Paoletti, sono libero professionista e consulente per Global Radiatori per quanto riguarda gli aspetti termotecnici, impiantistici e di risparmio energetico. Andremo a vedere oggi, l'intervento riguarda la sostenibilità dell'impiantistica e l'impiantistica energeticamente efficiente, e abbiamo portato poi un esempio di confronto di prestazioni appunto energetiche tra un sistema di riscaldamento tradizionale a radiatore in alluminio e un sistema radiante a pavimento. Una breve premessa: la moderna tecnologia impiantistica mette oggi a disposizione dei progettisti innumerevoli soluzioni e tipologie di impianti di riscaldamento. Tutte le alternative che ci sono hanno ovviamente come obiettivo l'ottimizzazione delle prestazioni e il contenimento dei consumi. Il nostro compito è quello di adottare la migliore soluzione di impianto in funzione anche della tipologia dell'edificio da riscaldare e dell'uso prevalente che di questo edificio verrà fatto. Questa scelta è influenzata da molteplici esigenze che sono anche spesso e volentieri in contrasto fra di loro,
e deve essere sempre mirata ad ottenere il massimo comfort ambientale, ovviamente, pur ricercando il minimo impatto energetico, perché è inutile avere un edificio energeticamente efficiente se poi non mi garantisce il comfort per cui questo edificio è destinato. Quindi non è possibile parlare di impianto ideale o affermare in assoluto che un impianto possa essere definito migliore di un altro, ma dobbiamo sempre studiare e ottimizzare l'interazione fra l'edificio e l'impianto l'impianto che è destinato a riscaldare questo edificio. Quindi dobbiamo parlare non di impianto in assoluto, ma di sistema edificio-impianto, a maggior ragione negli sviluppi normativi e negli sviluppi degli edifici verso la classe A, e in fase progettuale deve essere ricercato il miglior compromesso, cioè non esiste il migliore impianto nel migliore edificio, esisterà un miglior compromesso tra l'edificio e l'impianto. Velocemente una breve carrellata delle tipologie impiantistiche maggiormente diffuse e presenti sul mercato: sistemi idronici, il sistema classico convenzionale, nelle quali il fluido termovettore è l'acqua, che possono essere alimentati da caldaia a condensazione, pompa di calore sia geotermica che aerotermica, o alimentazione ibrida, dove in climi particolarmente freddi i rendimenti delle pompe di calore possono andare a valori particolarmente bassi con le temperature più rigide invernali. Conviene integrarli in queste fasce con la classica caldaia a condensazione, che mantiene più o meno costante il suo rendimento indipendentemente dalla temperatura esterna. Terminali di diffusione del calore, quelli tradizionali, radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti. Poi ovviamente ci sono sistemi a tutt'area, sistemi canalizzati, strisce radianti, ma sono rivolti verso tipologie di edifici più particolari e occupano una fascia più ristretta del mercato. A questi si sta ultimamente sempre più affiancando e in certe situazioni anche sostituendo i sistemi a espansione diretta, cioè i sistemi nei quali il fluido termovettore è direttamente il gas refrigerante, il gas di lavoro. In questa categoria rientrano anche sistemi a volume di refrigerante variabile, VRV, VRF, commercialmente parlando, con o senza recupero di calore. I terminali di diffusione del calore sono quasi obbligati e sono i ventilconvettori. Andiamo a vedere quali sono i fattori che influenzano la quantità di energia che è necessaria riscaldare un edificio. Il fattore fondamentale è la caratteristica termoigrometrica dei materiali che costituiscono l'involucro edilizio. Ovviamente è la scatola che deve essere il più possibile attenuta del calore, evitare il più possibile dispersione del calore verso l'esterno. Ovviamente l'efficienza impiantistica, perché io devo fornire questo calore in maniera il più efficiente possibile. Non trascurabile, soprattutto oggi negli edifici che vanno verso la classe A, la classe A+, i consumi elettrici dei sistemi ausiliari per il funzionamento e la distribuzione del calore. E anche, è molto importante e molto spesso purtroppo trascurato, la destinazione d'uso dell'edificio e la modalità di funzionamento dell'impianto. Andiamo a vedere uno per uno questi voci. Il progettista, la progettazione, deve ricercare la massima efficienza e sostenibilità nella massimizzazione di tutti questi parametri, avendo come obiettivo, come dicevo prima, il miglior compromesso edificio-impianto, tenendo conto della destinazione d'uso dell'edificio stesso. Allora, l'involucro edilizio è il principale imputato per quanto riguarda il fabbisogno energetico, perché la quantità di calore necessaria a riscaldare un edificio dipende unicamente ed esclusivamente dalle sue caratteristiche costruttive. Cioè il calore che io devo fornire a questa stanza, a questo edificio, è lo stesso indipendentemente dal tipo di impianto che me lo diffonde in ambiente. Questo è un concetto fondamentale. Cioè, che ci sia un impianto a radiatori, un impianto a tutt'area come è presente qui, un impianto a fan coil, un impianto a espansione diretta, la quantità di calore che io devo dare a questo edificio per mantenerlo a temperatura di 20 gradi è indipendente dall'impiantistica, ma dipende esclusivamente dalle caratteristiche termoigrometriche dell'edificio stesso, cioè dalla bontà o meno della pigmentazione dell'involucro. L'impianto cosa mi determina? Mi determina l'efficienza con cui questo calore viene ceduto all'edificio,
perché fatto 100 il fabbisogno energetico dell'edificio, a monte, alla fonte di dove io ero con l'energia, al contatore di metano, al contatore elettrico, a seconda del tipo di generazione che avrò un conteggio di 110, 115, 120, a seconda di come progetto e ottimizzo l'efficienza impiantistica abbinata all'edificio e alle condizioni d'uso dell'edificio stesso. E gli indici normativi della misura dell'efficienza energetica di un impianto sono i rendimenti di produzione, che dipende dalla generazione, quindi dalla caldaia o dalla pompa di calore. Attenzione, possiamo scegliere il massimo dell'efficienza per quanto riguarda le caldaie, quindi rendimenti al 109-110%, o della pompa di calore con GOP di 4-4,5, quello che troviamo di meglio sul mercato, ma se non l'abbiniamo efficacemente all'impianto e al sistema edificio impianto, possiamo salutare il massimo della prestazione energetica della mia generazione, perché me la gioco tutta a valle della generazione. Il rendimento di distribuzione è funzione dell'isolamento delle tubazioni, e quello, diciamo, è quasi indipendente dalla tipologia impiantistica che vado a fare, perché dipende dalla coventazione delle tubazioni e dall'estensione della rete. Quindi, dato un edificio, diciamo che è abbastanza invariato a seconda dell'impianto che vado a mettere dentro. Il rendimento di emissione invece dipende dai corpi scaldanti, e qui ci sono alcune variazioni, non, per la verità, non eccessive fra le varie tipologie di corpi scaldanti. È fondamentale, e funzione anche dell'uso dell'edificio, è il rendimento di regolazione, che dipende dall'inerzia termica del sistema edificio impianto e, aggiungo, dalle condizioni d'uso dell'edificio. Come già accennato, il rendimento di produzione dipende dal rendimento di combustione per le caldaie a condensazioni, o il GOP per le pompe di calore, che è influenzato dalla temperatura media dell'acqua dell'impianto. Per ottimizzare i rendimenti di caldaia o GOP per la pompa di calore è necessario che questa temperatura sia la più bassa possibile in funzione delle condizioni climatiche e del mio impianto. Scopo nostro è far sì che, scelto il dato generatore di calore, bisogna far sì che si ottimizzi l'impianto in modo che questo generatore di calore lavori per il maggior numero possibile di anni, di ore all'anno, alla temperatura più bassa. Attenzione, come vedremo, parlando di compromessi, non è necessario ricercare che funzioni per tutto il periodo di riscaldamento al 100% di rendimento, perché vedremo che pur rinunciando in alcune situazioni a qualche percentuale di rendimento e ottimizzando altri parametri più importanti del rendimento di produzione in se stesso, riesco lo stesso a ottenere significativi risparmi energetici. Queste sono le tipiche curve di rendimento per COP per la pompa di calore. Vediamo che cala anche significativamente all'aumentare della temperatura dell'acqua dimandata dell'impianto, e per la caldaia a condensazione, dove invece da stare attenti non è tanto la temperatura dimandata dell'impianto quanto la temperatura di ritorno, perché se io progetto il mio impianto in modo tale da avere elevati delta T sulla produzione del calore, posso lavorare anche a temperatura di mandata di 60-70 gradi e ottenere temperature di ritorno in caldaia comunque basse, nell'ordine dei 30-40 gradi, che mi ottimizzano ugualmente il rendimento della caldaia a condensazione. Rendimento di distribuzione, come dicevo prima, è funzione della lunghezza della rete, della sua coventazione e anche ovviamente della temperatura media dell'acqua dell'impianto. Quindi è evidente che conviene lavorare con impianti a bassa temperatura. Per bassa temperatura si intende temperatura media, attenzione media, quindi la media fra temperatura di mandata e la temperatura di ritorno, al di sotto dei 50 gradi. I terminali che lavorano con la bassa temperatura sono sempre gli stessi, sono quelli classici che abbiamo usato fino ad ora: i ventilconvettori, i pannelli radianti e i radiatori.
Sfatiamo subito un mito che i radiatori in generale, più in particolare per quanto riguarda alluminio e acciaio, non possono lavorare a bassa temperatura. Non è vero. Siamo tutti convinti che i radiatori possano lavorare solo ad alta temperatura perché così è la storia, così siamo abituati da sempre, perché così anche prevede la norma di dimensionamento misura dell'erogazione del calore di un radiatore, che prevede che la temperatura media, il famoso delta T, sia 50 gradi. In realtà non è assolutamente vero, perché tutti i costruttori di radiatori, sia in acciaio che in alluminio ma anche in ghisa, danno una curva di rendimento del radiatore al variare la temperatura dell'acqua dell'impianto. Ovviamente abbassando la temperatura dell'acqua dell'impianto calerà l'emissione di calore del singolo elemento, ma andando a lavorare in edifici nuovi, altamente coibentati, dove il fabbisogno di calore è bassissimo, anche aumentando le dimensioni, diminuendo l'efficienza di distribuzione del calore del singolo elemento, mi ritrovo ingombri dei radiatori che sono la metà rispetto a quelli a cui siamo abituati, quegli edifici costruiti secondo la vecchia legge 10, calcolati con delta T50. Quindi stesso discorso vale esattamente per i ventilconvettori, anche essi hanno una loro curva di rendimento in funzione della temperatura dell'acqua dell'impianto. Basta saperlo. Se io so che devo lavorare a bassa temperatura, dimensiono per il terminale per lavorarmi a bassa temperatura. Questi sono un breve carrellata sui rendimenti di emissioni per appunto i più diffusi, corpi scaldanti in ambienti, secondo la nuova norma UNITS 11300 parte seconda. Vediamo che pannelli radianti assegna un rendimento dello 0,98, radiatori 0,97, fan coil 0,95. Perché il fan coil deve usare un ventilatore e quindi cala globalmente la sua efficienza. Quando poi invece andiamo a osservare i rendimenti di regolazione, la norma stessa divide i sistemi in due grandi macro categorie: i sistemi ad elevata inerzia termica, quindi sistemi che mal rispondono molto lentamente alla variabilità dei carichi termici e alla variabilità delle condizioni atmosferiche esterne, e sono i sistemi radianti integrati nelle strutture disaccoppiate termicamente, cioè il classico pannello radiante a pavimento annegato nel massetto con lo strato di isolante al di sotto. E sistemi a bassa inerzia termica, radiatori, strisce radianti che generalmente si impiegano negli edifici a carattere industriali, e sistemi ad aria calda, in cui si passa da un rendimento per il sistema ad alta inerzia termica dello 0,95 al sistema a bassa dello 0,97. Il rendimento complessivo fra emissione e regolazione, come vediamo, siamo tutti molto similari fra di loro. Andiamo a vedere poi quello che accennavo prima, che secondo me è uno degli aspetti fondamentali nella scelta e nell'abbinamento fra sistema di generazione e sistema di erogazione del calore: la destinazione, l'uso dell'immobile, perché influisce sulle modalità di funzionamento dell'impianto. Ovvero, ci sono edifici che richiedono un funzionamento in continuo dell'impianto di riscaldamento, o edifici che richiedono o sono obbligati ad avere un funzionamento in attenuazione dell'impianto di riscaldamento. Tutti gli edifici domestici, ma anche il terziario, eccetera, per legge è imposto un funzionamento per fasce orarie. Cioè, ci sono, a seconda delle fasce climatiche, 12 o 14 ore di funzionamento alla massima temperatura, e il restante tempo deve funzionare in attenuazione. Quindi l'impianto che io andrò a scegliere deve essere in grado di ottimizzare il suo rendimento in funzione del regime di funzionamento. Quindi sistemi ad alta inerzia termica sono adattissimi e funzionano bene per un funzionamento continuo H24 dell'edificio. Funzionamento intermittente sono assolutamente inadeguati e inefficienti. Mentre il sistema a bassa inerzia termica funziona esattamente nello stesso modo sia per il funzionamento continuo che per il funzionamento intermittente. Attenzione, anche nel funzionamento continuo,
se io ho edifici particolarmente esposti al sole o con al cui interno è previsto variabilità dei carichi termici con una certa repentinità, per cui si passa da zero presenza di persone a affollamento oppure i carichi interni dovuti all'illuminazione, computer eccetera, i sistemi ad alta energia termica mi impediscono di sfruttare adeguatamente gli apporti termici gratuiti, che possono essere un aspetto significativo per il risparmio energetico, perché tutte le fonti di calore che io ho in ambiente, noi stessi, così seduti a seguire un convegno, emettiamo un centinaio di watt a persona. Quindi considerate il calore gratuito che viene emesso in questo edificio. Se io ho un sistema che velocemente, la cui regolazione, grazie al sistema di emissione in ambiente, mi adegua e mi chiude il flusso di calore in modo da sfruttare questa enorme quantità di calore gratuita, ottengo un notevole risparmio energetico. Se ho un sistema con un po' meno efficienza, per colpa della regolazione o per colpa proprio del sistema stesso, siamo costretti a aprire le finestre buttando via soldi. Da quella finestra si vedono uscire gli euro. Se uno guarda con gli occhialini, quelli da 3D, vede uscire gli euro. I vantaggi dei sistemi a bassa energia termica, quindi ricapitolando, radiatori in alluminio ma anche ventilconvettori, sono la resa termica elevata, la bassa energia termica, la lunga durata, la facilità di installazione, si integrano benissimo con le valvole termostatiche, questo nel caso dei radiatori in generale. Ricordo che la regolazione ambiente per ambiente dal 311 in poi è espressamente obbligatoria. Lo era già da prima, ma non in maniera chiara. Il 311 l'ha resa espressamente obbligatoria. E la bassa energia termica, come già accennato, ha come vantaggi notevoli e un'ottima capacità di regolazione e quindi comfort ambientale, perché chiaramente non esiste la curva di regolazione piatta, ma sarà sempre una sinusoide intorno alla retta di benessere, che diciamo per la civile abitazione sono i 20 gradi, e più io riesco a stare in un intorno ristretto di questa retta di benessere, più ho comfort, più mi allontano facendo pendolazioni verso l'alto e verso il basso e meno ho comfort, perché ho momenti in cui ho caldo e momenti in cui ho freddo, ma anche più stando il più vicino possibile alla retta ideale della regolazione abbiamo risparmio energetico, perché non abbiamo sprechi di calore e si possono ben sfruttare gli apporti gratuiti di energia. Ricapitolando, allora, il fabbisogno di energia è dato dalle caratteristiche costruttive dell'edificio. L'efficienza su come viene erogata questa energia all'edificio me la dà l'impianto. Il rendimento complessivo è similare, come abbiamo visto, tra radiatori, fan coil e pannelli radianti, ma la destinazione d'uso dell'edificio discrimina in maniera anche netta tra sistemi ad alta e bassa energia termica. Quindi è fondamentale per il progettista scegliere l'impianto in base all'uso previsto dell'edificio a cui è destinato. Velocemente vi riporto così alcuni abbinamenti tipici e secondo me ideali tra edificio e impianto. Chiaramente stiamo parlando per quanto riguarda il riscaldamento invernale, perché se dovessimo anche andare a integrarlo con la climatizzazione estiva, le considerazioni possono essere leggermente diverse. Per le civili abitazioni l'impianto a radiatori, assolutamente l'impianto a radiatori, anche nelle nuove costruzioni, nei nuovi sistemi in classe A, soprattutto secondo me andando verso la classe A+, edificio a quasi zero emissioni, in cui abbiamo coibentazioni talmente elevate per cui con veramente pochissimi watt riscaldiamo l'edificio, l'impianto ideale sarà l'impianto a radiatori abbinato assolutamente obbligatorio a un impianto di ventilazione forzata ad altissima efficienza, per cui praticamente l'impianto di ventilazione forzata ad altissima efficienza provvederà al 90% del fabbisogno termico dell'edificio, recuperando il calore autoprodotto all'interno dell'edificio, e l'impianto a radiatori fornirà e abbatterà i picchi di richiesta durante le fasi più critiche dell'inverno.
Se poi uno vuole fare anche condizionamento nella civile abitazione, è necessario avere il condizionamento in tutte le stanze? È auspicabile, ma non è necessario. Quando uno è andato a climatizzare soggiorni e camere, penso che sia già un eccellente compromesso e può sopperire alla climatizzazione con sistemi VRV ad alta efficienza, o non VRV, comunque sistemi del tipo ad espansione diretta ad alta efficienza, andando anche a risparmiare notevolmente sul costo impiantistico. Il terzo area è un piccolo commerciale, dove invece è di assoluto rigore andare a condizionare tutti gli ambienti, perché praticamente tutti noi la maggior parte del suo tempo lo passa non nella propria abitazione ma nel proprio luogo di lavoro, e quindi non è più sostenibile ormai avere ambienti di lavoro non climatizzati. La scelta ricade su sistemi appunto a venti convettori nel caso dei sistemi idronici, o sistemi VRV nel caso dell'espansione diretta. Stesso discorso per l'impianto alberghiero. Qui magari l'ideale sarebbe per il riscaldamento invernale poter impiegare anche radiatori in abbinamento al fan coil, ma il costruttore generalmente non è così ben disposto finanziariamente da poter andare a sopportare il doppio impianto, per cui si ricorre, come nel terziario, a fan coil o sistemi VRV. Per l'ospedaliero invece, dove la ricerca del massimo comfort sarebbe auspicabile, secondo me l'impianto ideale sarebbe un misto tra impianto a impianto radiante o a pavimento o a soffitto radiante, meglio ancora perché abbatte un po' l'inerzia termica del sistema, integrato con fan coil o sistemi VRV per la climatizzazione estiva. Nello scolastico, dove l'edificio scolastico è occupato per 4, 5, 8, 6 ore giornaliere, assolutamente radiatori, con l'eccezione per scuole materne e asileo, dove a mio avviso è preferibile il pannello radiante per due serie di motivi. Qui si prescinde dalla ricerca del risparmio energetico assoluto, perché si va a ricercare il benessere del bambino. Essendo scuole materne e asilo, il bambino è molto, per gran parte del tempo, in contatto con il pavimento, quindi è bene che ci sia un pavimento più caldo per il comfort anche del bambino stesso, e soprattutto è bene che non ci siano sporgenze in ambiente costituite dal radiatore o dal fan coil, dove giocando il bambino potrebbe farsi del male. Ora appunto, come accennato prima, andiamo a vedere un esempio concreto di come tutti i fattori che abbiamo velocemente elencato influenzino la sostenibilità e l'efficienza impiantistica e i consumi energetici, e come la scelta prioristica di una tipologia impiantistica volta per esempio alla massimizzazione del rendimento di produzione possa portare a minore efficienza e maggiore consumi in un'applicazione residenziale. Perché l'idea che ci è stata proposta e che molti ci siamo fatti, caldaia a condensazione o a maggior ragione pompa di calore, per lavorare con la massima efficienza ha bisogno del pavimento radiante. Con questo esempio siamo andati a dimostrare che non è così. L'azienda Global ha deciso ha commissionato a me in collaborazione con il Dipartimento di Energetica dell'Università di Firenze uno studio, proprio un confronto reale fra le prestazioni di un impianto a pannelli radianti e un impianto a radiatori. Queste prove sono state eseguite durante gli inverni 2009 e 2010, realizzando due camere di prova identiche per dimensioni e tipologie costruttive, le cui caratteristiche sono due camere di 14 metri quadrati l'una, che però è stato scelto la dispersione globale di queste due camere in modo tale che il fabbisogno energetico sia equivalente a un edificio di circa 50-60 metri quadri in classe A+, alimentate entrambe da due pompe di calore acqua-aria della Ross, neanche particolarmente efficienti, cioè con un COP neanche particolarmente, cioè siamo nel 2009, ancora non era uscito il decreto rinnovabili, quindi ancora il mercato non proponeva
pompe di calore così efficienti anche per il riscaldamento invernale. Queste sono fisicamente le due camere di prova. Sono all'interno di un capannone, attenzione, ma il capannone è non riscaldato, quindi temperature interne prossime alle temperature esterne, con le due pompe di calore, e lì nel mezzo vediamo il sistema automatico di acquisizione dati. Questi sono velocemente gli schemettini degli impianti. Una cosa vi faccio notare, anche se nel caso in questione non sarebbe stato necessario, ma tutti gli impianti a pannelli radianti hanno almeno un secondo circolatore che alimenta il collettore di distribuzione per avere la portata d'acqua, che sono portate d'acqua anche abbastanza elevate, necessaria alla circolazione d'acqua nelle serpentine, cosa che tranquillamente possiamo farne a meno per l'impianto a radiatori. E questi sono i risultati delle prove. Questo è un giorno di febbraio del 2009, dove abbiamo fatto funzionare entrambi gli impianti in maniera discontinua, con temperatura di regime di 20 gradi e temperatura attenuata di 16, e dove vediamo come vada pesantemente in crisi il funzionamento dell'impianto a pannelli radianti, per cui all'accensione mattutina si sfasa l'erogazione del calore notevolmente rispetto al sistema radiatori. Vediamo la curva rosa, che è quella dei radiatori, immediatamente, velocemente porta a regime e la temperatura ambiente, mentre il pannello radiante la porta con uno sfasamento temporale significativo, perché facendo partire gli impianti alle 5, praticamente 5 del mattino, praticamente il pannello radiante mi arriva a temperatura alle 8, cioè all'ora in cui teoricamente uno esce di casa per andare al lavoro. E poi mi mantiene durante tutto l'arco della giornata inutilmente la temperatura a livelli alti, quando la casa non è occupata, e abbiamo poi alla riaccensione pomeridiana lo stesso sfasamento di erogazione del calore. Non solo, ma questo sfasamento, vediamo che dovendo rincorrere e quindi dovendo erogare tanta energia per portare velocemente l'impianto a regime, quando poi è arrivata tende la regolazione interrompe l'erogazione del calore, e poi tendo ad avere un calo della temperatura durante le ore di occupazione e poi un nuovo inseguimento. In termini energetici tutto questo cosa vuol dire? Che la differenza di consumo fra i due impianti misurata in quel giorno è del quasi del 40%, cioè l'impianto a pavimento, lavorando in maniera in attenuazione, mi consuma il 40% in più rispetto all'impianto a radiatori. Questo con le pompe di calore tarate nello stesso modo, cioè con temperatura di acqua immandata per ambedue a 45 gradi. Siamo andati poi l'inverno successivo a fare ulteriori prove, come dicevo prima, portando il set point della pompa di calore che alimenta i pannelli radianti a 35 gradi, quindi facendola lavorare al massimo della sua efficienza, e alzando invece il set point della pompa di calore al radiatore a 40 gradi, e vediamo che facendo lavorare il pannello radiante in funzionamento continuo, cosa che la legge mi consente perché il DPR 412 fa eccezione sugli impianti a pavimento che possono lavorare H24. Quindi lui lavora al massimo della sua efficienza e al massimo dell'efficienza di produzione dell'energia termica, e io faccio lavorare anche il radiatore al massimo delle sue potenzialità per quanto riguarda il funzionamento, quindi il regime intermittente, sempre 16 gradi temperatura attenuata, 20 gradi temperatura di regime, però penalizzandolo un pochino, perdendo in efficienza della pompa di calore circa un 13% per quanto riguarda i radiatori. E nonostante tutto questo, in una giornata abbastanza fredda e con temperatura esterna costante durante tutto l'arco della giornata, quindi senza significativi apporti di calore per quanto riguarda dal sole o dall'incremento della temperatura esterna, nonostante questo l'impianto a radiatori ha consumato circa l'11% in meno rispetto all'impianto a pannelli radianti. Quindi torniamo a quello che avevo accennato prima: non vale la pena ricercare la massima efficienza del rendimento di produzione quando poi, andando a ottimizzare altri tipi di efficienza, ottengo dei risparmi molto significativi, perché qui sono andato a perdere volutamente un 13% di efficienza, e volendo avrei potuto lavorare anche con
con i radiatori a 35 gradi, basterebbe aggiungere uno o due elementi e non l'abbiamo fatto, e nonostante questo siamo riusciti a ottenere risparmi significativi, perché insomma un 11% non è un risparmio da buttare via, oltre al risparmio che avremmo avuto a livello di installazione di impianto. Questo è un giorno sempre invernale, di fine dicembre, però nel 2009 evidentemente era un giorno abbastanza con temperature sempre costanti ma più elevate. Vediamo che la differenza, e magari con maggiore irraggiamento solare, la differenza si fa ancora più significativa, pur perdendo sempre un'efficienza intorno al 13-14%. E qui si vede che l'irraggiamento solare non l'ho potuto sfruttare per quanto riguarda l'impianto a pavimento per l'innalzamento pomeridiano dal mezzogiorno dalle 12 alle 16 circa della temperatura media ambiente. Quindi ho erogato inutilmente del calore. A maggior ragione vediamo in un giorno di quasi inizio primavera, cioè la metà di marzo, in cui però la temperatura minima notturna è partita dallo zero e siamo arrivati a temperature pomeridiane del 14 gradi, che sono situazioni tipiche del nostro paese. Queste prove sono state fatte in cima al lago di Iseo, a Rogno, quindi non è che sono state fatte né in Sicilia né nel centro Italia, sono state fatte comunque in una zona su al nord, in una zona abbastanza fredda. Ma nonostante questo, grazie a Dio, l'Italia è un paese mediterraneo, è un paese che il cui clima è fortunato, e anche nei periodi invernali abbiamo escursioni termiche notevoli che, se le sfrutto, mi consentono dei risparmi energetici non indifferenti. E infatti andiamo a vedere che la curva di temperatura dell'impianto a radiatori segue bene. Con un picco, ovviamente la regolazione non è perfetta, e comunque questo è un impianto regolato in maniera molto semplice con la testina termostatica, quindi e termostato, quindi possiamo anche andare oltre con quanto riguarda la regolazione, ma in ogni caso il picco dell'impianto a radiatori è visivamente inferiore al picco che ho con l'impianto a pannelli radianti, che comunque mi continua per tutto il pomeriggio. E poi nel momento in cui mi cominciano a crollare le temperature esterne, passata la fase di piccola temperatura esterna, ho un deciso calo dopo il tramonto, vediamo che nuovamente l'impianto a pannello radiante mi va in crisi nell'inseguire l'inerzia termica dell'edificio, perché per un paio d'ore circa non mi riporta a livelli di comfort la curva di regolazione della temperatura. A livello energetico, nonostante una perdita di efficienza della pompa di calore tenuta sempre volutamente con un set point di mandata più alto per quanto riguarda i radiatori, ho comunque un risparmio del 22% circa. Sommato alla perdita di efficienza del 15%, torniamo ai risparmi che avevamo visto nella prima slide per quanto riguarda le prove, di quasi il 40%. Questo è il riepilogo di tutte le prove fatte. E vediamo che nella stagione di riscaldamento siamo arrivati a risparmiare quasi un 35% con l'impianto a radiatori. Quindi cosa dimostrano queste prove? Che anche non andando a ottimizzare al 100% il rendimento di produzione per esigenze, per esempio penso qui agli edifici esistenti, alla ristrutturazione di un edificio esistente, dove non vado a toccare l'impianto che c'è, ma vado semplicemente a sostituire il sistema di generazione del calore con un sistema a più alta efficienza, o pompa di calore o caldaia a condensazione, andando a perdere qualche punto percentuale di rendimento di produzione, perché l'impianto che ho esistente, un impianto magari di 20-30 anni fa, non mi consente di lavorare al massimo dell'efficienza, ma nonostante questo riesco a recuperare in maniera significativa efficienza e risparmio rispetto a aver demolito il vecchio impianto sostituendolo con un impianto a pannelli radianti, al di là del costo enorme dovuto al risparmiato per non aver sostituito l'impianto. Quindi può valer la pena
ricercare un compromesso in cui vado a perdere qualche punto percentuale di efficienza, ma grazie all'utilizzo e alla flessibilità dell'impianto a radiatori recupero ampiamente e anzi ottengo dei risparmi tra il 20 e il 30% con l'utilizzo opportuno dell'impianto. Queste sono velocemente le conclusioni, le stesse praticamente conclusioni a cui è arrivato il Dipartimento di Energetica dell'Università di Firenze Sergio Stecco, che è stato coinvolto da Global per avere una validazione e una certificazione dei test ottenuti, e rileva appunto le differenze sempre tra il 4 e il 44%, con differenze minime, giustamente soprattutto per quanto riguarda i periodi di maggior freddo invernale nel funzionamento di continuo di entrambi gli impianti, e differenze molto significative invece quando gli impianti lavorano in maniera discontinua. Al che questo dimostra anche che far lavorare l'impianto radiante in maniera discontinua provoca delle notevoli inefficienze dell'impianto stesso. Quindi, per concludere, il consumo di un edificio generalmente ovviamente dipende dall'edificio stesso, però è molto, come abbiamo visto, influenzato dalle condizioni di esercizio dell'impianto, per cui se io posso usare e ho un impianto che me lo consente bene, l'impianto in attenuazione arriva a risparmiare percentuali molto significative rispetto a impianti che non me lo consentono. Un'importanza non trascurabile da tener conto, soprattutto per quanto riguarda, purtroppo pochi ultimamente, gli edifici di nuova costruzione in alta classe di efficienza energetica, non dobbiamo trascurare i consumi elettrici degli ausiliari. Penso fondamentalmente alle pompe di circolazione e, nel caso dei ventilconvettori, al motorino del ventilatore. Perché quando un edificio ha bisogno di 1-2 kW termici per essere riscaldati, ma sono costretto a mettere circolatori in più per centinaia di watt elettrici che mi funzionano magari 24 ore al giorno, tutto il risparmio che io ho potenzialmente ottenuto con la maggior coibitazione dell'edificio rischio di rigiocarlo, rischio di avere il paradosso di avere bassissimi consumi di gas nel caso di caldaia e condensazione e significativi invece consumi elettrici che servono solo a far girare l'acqua nell'impianto. I risparmi notevoli si ottengono appunto usando gli impianti in maniera discontinua e potendoli usare gli impianti in maniera discontinua, perché se ho l'impianto che non me lo consente non posso ovviamente usufruire del risparmio. E i maggiori risparmi energetici nel riscaldamento domestico sono ottenibili ancora con il vecchio impianto a radiatori per tutte le applicazioni domestiche e con funzionamento discontinuo dell'impianto, che è obbligatorio per legge, e caratterizzate, come sono tutte le applicazioni domestiche, da una variabilità dei carichi termici sia interni, perché si passa da momenti di non occupazione dell'edificio a momenti di occupazione, poi accendo il televisore, accendo il forno, preparazione dei cibi, il computer. Già un computer emette in ambiente dai 200-300 watt di calore. Vogliamo sfruttarlo? Ora, l'illuminazione si sta andando verso illuminazioni a fluorescenza, a LED, per cui le dispersioni di calore in ambiente saranno sempre minori rispetto alla vecchia illuminazione a incandescenza, ma comunque sono tutti calori gratuiti che io mi ritrovo in ambiente e che con i radiatori posso tranquillamente sfruttare, con i pannelli radianti non posso sfruttare, oltre a, come abbiamo visto prima, nelle mezze stagioni, che poi rappresentano il 60-70% della stagione di riscaldamento nei climi italiani, a eccezione della montagna ovviamente, dell'estremo nord Italia. Posso sfruttarli ampiamente, l'escursione termica giornaliera con l'impianto a radiatori, non così con l'impianto a pannelli radianti. Brevemente, alcuni schemi di possibili applicazioni, schemi impiantistici con pompa di calore geotermica, integrazione solare e impianto radiante, posso far sì, per non, soprattutto nel caso delle ristrutturazioni degli edifici esistenti, per mantenere l'impianto interno invariato e non andare ad aggiungere elementi,
se faccio in modo di avere l'impianto di mandata a radiatori che mi lavora con delta T un po' più elevate rispetto al classico delta T10, ottimizzo tranquillamente il rendimento dell'impianto solare e della pompa di calore. Questo è lo stesso identico schema con la pompa di calore aerotermico, e questo è un impianto che secondo me dal decreto legislativo 28 2011 nei climi del nord Italia avrà interessanti sviluppi, cioè un impianto ibrido in cui abbino alla pompa di calore che mi fa l'80% del funzionamento invernale, la caldaia a condensazione per le giornate particolarmente rigide, quando la temperatura scende al di sotto dello zero e in cui la pompa di calore ancora non mi garantisce un'efficienza tale da rendermela conveniente rispetto alla caldaia a condensazione. Io ho concluso.